Le verghe di iniziazione sono di quattro specie. Cosmica, usata da un logos cosmico nelle iniziazioni di un logos solare e dei tre logoi planetari maggiori, e non ci riguarda, perché essa si riferisce a realizzazioni la cui portata oltrepassa la conoscenza perfino del più elevato iniziato del sistema solare. Sistemica, usata da un logos solare nelle iniziazioni di un logos planetario. Le iniziazioni sistemiche ci concernono solo in misura infinitesimale, poiché di così vasta portata che la mente umana non può ancora farsene un'idea. L'uomo le comprende solo nella misura in cui producono effetti nello schema planetario che lo riguarda, e a breve vedremo. Ciò in modo particolare se lo schema nel quale li svolge la sua microscopica parte è il centro del corpo logoico che viene stimolato. In tal caso ha luogo l'iniziazione del proprio logos planetario e di conseguenza l'uomo, quale sua cellula, riceve una maggiore stimolazione insieme a tutti gli altri uomini. Poi abbiamo la planetaria, usata da un logos planetario a scopi iniziatici alla terza, quarta e quinta iniziazione maggiore e alle due superiori. All'iniziazione planetaria, la verga di potere usata dal logos solare è carica di forza elettrica pura, proveniente da Sirio. Essa fu ricevuta dal nostro Logos durante il secondo periodo di creazione direttamente dalla grande entità che è il Signore dei Signori del Karma. Questi è il depositario della legge durante la manifestazione e rappresenta, nel sistema solare, la più grande fratellanza di Sirio, le cui logge operano quali gerarchie occulte nei vari pianeti. È colui che, assistito dal Logos solare, investe di potere i vari iniziatori, comunica loro la parola segreta, in virtù della quale possono attirare forza elettrica pura per caricare le verghe di potere, e affida loro lo specifico segreto del loro particolare schema planetario. Infine abbiamo la gerarchica, la quarta, usata da una gerarchia occulta per le iniziazioni minori e per le due prime iniziazioni di Manas dal Bodhisattva. Quando ai tempi della Lemuria l'uomo giunse all'individualizzazione, ciò avvenne per l'applicazione della verga di iniziazione al logos della catena terrestre. Ciò rese attivi alcuni centri del suo corpo con i loro gruppi corrispondenti. Questa applicazione produsse letteralmente il risveglio della vita all'attività intelligente sul piano mentale. L'uomo animale era cosciente del piano fisico e di quello astrale. Per effetto della stimolazione prodotta dalla verga elettrica, quell'uomo animale si destò alla coscienza mentale. In tal modo i suoi tre corpi furono coordinati e il pensatore fu messo in grado di agire in essi. Ebbene, tutte queste verghe di iniziazione, queste quattro, producono determinati effetti. Stimolazione dei fuochi latenti fino a farli risplendere. Sintesi dei fuochi per mezzo di un'attività occulta che li porta nel reciproco raggio di azione. Aumento dell'attività vibratoria di un dato centro, sia nell'uomo che in un uomo celeste o in un logos solare. Espansione di tutti i corpi, ma principalmente di quello causale. Risveglio del fuoco di Kundalini alla base della colonna vertebrale e in direzione della sua ascesa progressiva. Questo fuoco e il fuoco di Manas sono diretti lungo certe linee o triangoli per mezzo di movimenti specifici eseguiti dalla verga. Ed
Il fatto che ogni iniziato sia accompagnato alla presenza dell'iniziatore da due maestri disposti al suo fianco, da entrambi i lati, ha una ben precisa ragione occulta, basata sulle leggi dell'elettricità. I tre formano un triangolo, triangolo che rende possibile l'azione. La forza della verga è duplice e il suo potere è immenso. Da solo l'iniziato non potrebbe sostenere il voltaggio senza grave danno, ma la trasmissione triangolare lo salvaguarda, appunto. Ricordiamo che due maestri fungono da padrini per tutti i candidati all'iniziazione e rappresentano le due polarità del tutto elettrico. Parte della loro funzione consiste nello stare a fianco dei candidati quando si presentano al grande signore. Le verghe, quando impugnate dall'iniziatore nella sua posizione di potere e in periodi stabiliti, trasmettono energia elettrica proveniente da elevatissimi livelli, così elevati infatti che alla sesta e alla settima iniziazione il diamante fiammeggiante trasmette attraverso il Logos energia proveniente da sorgenti cosmiche extrasolari. Questa verga maggiore è l'unica usata su questo pianeta, ma nell'ambito del sistema solare vi sono altre verghe di potere di tre gradi diversi, per così dire. Una verga di iniziazione è usata per le prime due iniziazioni ed è retta dal Grande Signore. Viene magnetizzata con l'applicazione del diamante fiammeggiante e ciò si rinnova per ogni nuovo istruttore del mondo. Una mirabile cerimonia ha luogo quando egli assume la sua funzione e riceve la propria verga di potere, la medesima usata fin dalla fondazione della nostra gerarchia planetaria. Egli la porge al Signore del mondo, il quale la tocca con la propria potente verga, rinnovandone così l'elettrificazione. Questa cerimonia ha luogo a Shamballa. La verga d'iniziazione, nota come diamante fiammeggiante, è usata da Sanat Kumara, l'unico iniziatore. È custodita in Oriente e racchiude il fuoco celato che irradia la religione della saggezza. Fu portata da Venere e dal Signore del Mondo e una volta in ogni periodo mondiale subisce un procedimento simile a quello della verga minore e viene ricaricata con l'azione diretta del Logos del sistema solare. Il luogo esatto dove è custodita è noto solo al Signore del Mondo e ai Choan dei Raggi, ed essendo il talismano dell'attuale evoluzione, il Choan del secondo raggio ne è, dopo il Signore del Mondo, il principale custode, coadiuvato dal Signore dei Deva del secondo piano. I Buddha di attività sono responsabili della sua custodia e in subordine il Choan del raggio. La verga viene rimossa solo in periodi stabiliti per un lavoro specifico. Viene usata non soltanto alle iniziazioni umane, ma anche per certe funzioni planetarie di cui attualmente nulla si conosce. Ha posto e funzione in cerimonie connesse con la ronda interna e con il triangolo formato da Terra, Marte e Mercurio.